tutti sono, appena torno dal mare sono bello, abbronzato, capelli sistemati. Nello studio poi, quando sei nello studio? Speriamo che ci torno. Ma perché c'è pericolo che... No, sta tutto, dipende tutto da me. Il posto è bello. E dov'è? Come si chiama questo posto? Quella mia sorella e Maria di Camerote. Io poi devo andare insieme. Posti maritimi. Vabbè, rischi bellissimi, ci sono le terre. Ma ci sono andato ad Ischia. Giuseppe sì. Vero? Sì, sì. Sì, lui si è girato tutti questi posti. Lui tutti si è girato questi posti, ha fatto un sacco di viaggi. Allora, la cosa importante è che non mi devo caricare. Assolutamente. Ma certo. Un tasto c'è solo, se ne è, ma già è tutto chiuso. E a che ora parti? Come? A che ora parti? Alle 6:10. Arrivo da San Giovanni, attraverso lo stretto, mi prendo il treno per... il treno diretto a Pisciotto, non devo cambiare, è un diretto. Intercity con l'arco, come dicevo. Ma da qui parti sola? Sì. Da dove vedi, A meno che non ho una buona compagnia. Che difficile. Che difficile. Sono io problematico a farlo. Mi sto rendendo conto di avere un carattere veramente particolare. Cioè, ho un carattere per i rapporti brevi fantastico. Cioè, se incontro una persona, ci faccio una serata, ci discuto, di qua di là, meravigliosa. Alla lunga, nei rapporti lunghi, invece divento problematica. Perché sono troppo indipendenti di testa. Sì, sì, mi sto accorgendo di questo. Poi quando si sta soli, questa cosa la si sviluppa ancora di più. Sì. Allora, Fabietto. Che ti posso dire? Domani mi parti? Io non lo so, non penso, non mi è pensato già partire ultimamente. Questa questione di Giuseppe è proprio lo stato d'animo di... non riuscirei. Se mi sento proprio... penserei sempre a lui, sai? Già quando esce di casa non mi ci porta, mi sto preoccupato. Infatti ieri quando siamo andati là a Motta, siamo usciti dalla macchina, quindi girava la testa, mi ha confermato un po' le mie preoccupazioni, perché mi spavento. Porta la macchina da solo, c'è dolore, se gli dico un dolore mentre guida la macchina, se appena scende dalla macchina si sente male, però che faccio, gli insisto, non riesco ad insistergli, infatti cerco di distrarmi facendo questi film. Oggi quando è uscito dicendo dalla sorella da 5 stelle con la macchina, mi sono messo a fare questi montaggi, non ci ho pensato. I capelli senza brontatura bianca come una mozzarella. Quando ritorno, come una mozzarella che ho comprato, quando ritorno... Partì del film. Mia madonna del posto, santo, mamma mia. Incredibile. Poi il male è stupendo. Immagino delle cose indescrivibili, delle cose energetiche veramente indescrivibili, Fabio.
Ogni problema si risolveva così, se è così, mamma si incominciava a me che lo risolvere. Lì ero con il mio fidanzato Andrea e la sua amica Mayra. Madonna, che viaggio anche. Solo una settimana è durato fondamentalmente, ma cosa non ci è successo? I 1.000 mezzi che abbiamo presi, i posti che abbiamo visto. Poi ci sono viaggi che in realtà fatti con altri, io se non sono state loro non avrei fatto questo viaggio, loro sono state io e io. È un viaggio bellissimo. Io mai andrei. Poi le camminate a piedi, quando abbiamo quei paesaggi infiniti, con le vastità, mamma mia. Quel paese che sembrava il paese del barocco, tutto fatto in terra, le case in terra, le mosche, tutto con la terra, sembrava che la terra avesse, si fosse alzata e avesse assunto una sua forma. Quei paesaggi belli, quei villaggi puliti, mamma mia, che meraviglia, incredibile. Cioè veramente noi per certi versi avevo tanto da imparare dall'Africa, proprio da. Mi ricordo quando sono arrivata a Banjagala, il primo villaggio dei Paidogon, allora ho detto, ma questi che cosa possono dire di più dalla vita? Sì, ogni tanto qualche problema sanitario, questo è vero, sì. Allora, ma c'è un equilibrio in quel villaggio, un villaggio dove c'erano tre religioni che convivevano, c'era la chiesa e mi ricordo io. Quando ho visto quella chiesetta mi sono sentita, ho avuto un senso di appartenenza mai avuto. Ho delle foto in quella chiesa, c'era la mia amica e ci siamo sedute, questa Madonnina tutta ridicola, proprio comica. Cioè veramente per la prima volta proprio da quella chiesa mi ha dato un senso di appartenenza. Bellissima esperienza, veramente bella. Poi i bambini in Africa sono la fine del mondo, sono stupendi, per me sono tutti in Africa. Non lo so tornandoci cosa come sarebbe, boh. Non lo so proprio. Ma magari oggi farei altro tipo di esperienza. Questa che ti dicevo, Fabio, partire dalla Sicilia, fare l'Italia, arrivare nel nord Europa, attraversare una parte dei paesi della Russia, dell'ex Repubblica Sovietica. Nord della Russia, arrivare a Vladivostok, scendere, fare la Mongolia, una parte della Cina, toccare, lambire il nord dell'India, arrivare in Turchia, Iran, Iraq, questa parte qua, Israele, non so se toccare l'Africa, ma mi sono toccato e rientrare in Sicilia in un anno, ti immagini? Fantastico, sempre bellissimo. Mi raccontava Venceslao che ha fatto questi percorsi. Chi? Venceslao? Il prete? Sì. Veramente? Lui sa parlare le lingue di quelle zone e mi raccontava, sì. Con Madre Teresa, c'ha pure le foto, mi ha fatto vedere le foto con Madre Teresa di Calcutta pure. La preparazione della valigia. È una cosa più che altro che mi fa fantasticare questa cosa dell'America. E quando parto di solito me li compro in viaggio la maggior parte dei vestiti. Ma io non li posso comprare, Fabio. Oh, allora, se dovessi tornare in India non mi porterei niente, Fabio. Ma che vuol dire niente? Niente. Perché poi le cose niente non se le puoi mettere. Specialmente nei posti caldi, appunto, i vestiti sono Esatto, ma qua leggeri. siamo comunque a Siamo
Poi ci metto il vestitino nero. Allora, potresti avere un incontro particolare. Non devo una collana, la devo portare in ordine. Sono diventata veramente brava a fare la valigia, perché ho ripreso a farla. Quando una persona tempo non le fa. E da quanto tempo è che non parti? No, da quando ho fatto niente. Ah, vero, mi ricordo. Ci non so mettere come un secondo, ci metto quei controllocini. Questi che sono comodissimi, perfetto. Quelli non sono molto comodi, te lo devo dire tutto. Però mi smentiscono. Questi due no, non li metto. Si vede che però ce l'ho fatta sta cosa. Troppo bello diventare. Ah, siamo morti, si chiama anche di 25. Vedi, ci fa detto. Ma. Boh. Io l'ho persa una anche. A me è capitato anche di perdere una memory card, non l'ho trovata più. Si è affacciato uno dalla strada e mi ha guardato, impressionante. Si è affacciato nella finestra e ha guardato dentro. E poi si è continuato a camminare. Quando le donne fanno il bagaglio, lui capisce che palle di lei. C'è veramente una palle. Tutte le cose femminili che non possono mancare, che non possono distare, veramente. Eccoci, ho messo il profumo che sto qua, anche se a me non si era pagata. Non ha pagato, le faremo ancora, poi. Sono lasciata a casa il profumo. Come si fa senza profumo? Profumo e trucchi. Ah? Il profumo e trucchi. I trucchi, se il profumo, niente, vuol dire che... Ho lasciato a casa il profumino. Allora ci metto uno, due. Poi, non tutte queste matite. Vengono meglio del telefonino, vero, con la macchina? Non si dipende. Ma questo l'hai comprato adesso, Fabio, no? Sì. E se sei stato, come faccio? Le devo cancellare, Fabio, come faccio a scaricarle? Non c'ho è la... piena. Non c'ho la cosetta per scaricarle, vediamo un attimo quante cose posso fare. Puoi metterle sul computer. E forse le ho scaricate, caldo e forno. Come faccio? Ma non mi ricordo se le ho scaricate, questa no, è come foto dell'India. Vabbè, ma in viaggio ne vengono le memorie. Questo è difficile perché una macchina vecchia è così bassa e non è facile trovarla. Io l'ho comprata a 2 giga e 2 giga non mi funziona. Ma il telefono non ce l'hai, il telefono quello che fa le foto. Sì, ma Fabio non mi fa niente.